Grazie innanzitutto e grazie al lavoro che state svolgendo, perché non è solo questo, ma questa interazione tra i due ministeri che finalmente non solo si parlano, ma collaborano e lavorano per avere quel concetto di agroambiente come concetto positivo, credo che sia proprio la base per partire, per ragionare in termini sistematici. Partito da quel lavoro sull'utilizzo dei dati del SIN e di altre, diciamo, informazioni che questo Paese ha necessità di mettere a sistema. Io credo che noi non possiamo affrontare qualsiasi cosa sempre con il concetto dell'emergenza. Noi qualsiasi cosa ci viene dall'Europa, no, la vediamo sempre come un'emergenza e credo che sia proprio culturalmente sbagliato. Non è un'imposizione. La gestazione delle direttive comunitarie all'interno del consesso europeo parlamentare durano anni. Anni. Quindi le conosciamo, noi abbiamo non solo gli stakeholder per poter parlare in quel consesso, ma anche gli strumenti parlamentari. Perché credo che tutti lo sappiate, queste direttive prima di andare all'approvazione hanno i pareri delle regioni, dei parlamentari, dei tecnici, di tutti noi. Quindi è evidente che non possiamo, come dire, trovare sempre la scusa che non arriviamo sempre alle deroghe, a concetti che ci mettono proprio in cattiva luce. E questo è l'idea che mi dà fastidio, è questa. Cioè di farci vedere sempre delle persone, perché poi abbiamo la nomina. Cioè i francesi non ce l'hanno la nomina, ma noi ce l'abbiamo. Come si dice. Allora, però io vengo a questo progetto pilota, anche qui. Io credo che è ora, gli ultimi, dalla riforma McSherry, questo lo cito spesso, ad oggi si è pensato a dare contributi alle aziende, anche noi ci abbiamo lavorato, quindi non è che siamo parte di tutto il sistema, ma a scordarci la tecnica. A scordarci quell'aspetto che è l'interazione, prima ho sentito all'agricoltura di precisione che deve venire, che ne parliamo adesso, e cioè io quando ho fatto agronomia, e penso anche tu, che ci ha avuto il mio stesso docente che era Bonciarelli, ci diceva ad esempio che la concimazione in semina per il frumento non doveva essere fatta, no? Giusto? E continua invece a essere fatta a distanza di, ormai sono passati 25 anni da quando, no? Allora, quindi tutti questi concetti che sono, quindi, non si scoprono ma sono ordinari, devono essere messi a sistema, quindi il ruolo, ritornare al ruolo del professionista agronomo e faccia consulenza effettiva dentro l'azienda, ma dove però? Come? Dentro un sistema di monitoraggio effettivo. Cioè noi dobbiamo mettere in piedi un sistema di monitoraggio che consenta di avere, primo, delle basi certe, delle informazioni e delle fonti, diciamo, di contesto certe. Cioè in molte regioni, solo in poche regioni, anzi lo dico in questa, esiste una carta pedologica, no? Di dettaglio. Cioè la maggior parte delle aree vulnerabili sono state fatte su una base di natura geologica. Se va bene di natura geopedologica, cioè di formazione dei suoli. Io vengo da una regione, si sente un po' l'accento, dall'Umbria, dove la zootecnia è passata da 1 milione di capi del 1999 a 80.000 capi. No, non sono state le zone vulnerabili, no, per carità, è un altro, no, è un altro elemento, però... Evidentemente il problema nelle aree vulnerabili era un problema sentito. Siamo andati a vedere i dati sulle aree vulnerabili, venivano da un'indagine geologica. I primi 2 metri di suolo, che è il suolo, cioè la terra, dove viene fatta l'attività agricola, non viene mai considerato. No? Quindi è evidente che su quell'aspetto noi dobbiamo investire. Oggi parte di quei finanziamenti per l'assistenza tecnica, la consulenza, no? Dovrebbero essere inseriti in un progetto, vado oltre, cioè combiniamo
l'agricoltura di precisione e tutta la tecnologia vengono da un convegno sui droni in agricoltura, no? Che anziché fare poesia, fantasia, utilizziamoli al meglio per fare anche proprio in maniera sistematica un rilievo di precisione su queste, sulla natura dei suoli, perché con vabbè, adesso non entro nel merito, però cominciamo a lavorare in un progetto sistemico tra Stato, regioni, professionisti, organizzazioni di categoria, in cui abbiamo la base del monitoraggio. Sulla base del monitoraggio poi c'è l'imputazione del dato. Quindi tutto quello che sono i piani di fertilizzazione devono essere tracciati, perché i piani di fertilizzazione sono fondamentali per contenere, no, l'uso non corretto. Qui non si sta dicendo che non si deve concimare, si deve utilizzare più la frazione organica, dipende dai suoli, dipende dal contesto, dipende dalla stagione, dipende da tanti fattori che evidentemente, no, devono essere considerati al momento e che non possono essere regolati da una norma che ti dice che entrano, cioè, non più di 90 giorni, non più di 20 giorni, non più di 30 giorni. Cioè, dobbiamo ritornare alla razionalità del sistema, cioè al pensiero e all'applicazione della scienza secondo coscienza. È evidente che questa è un'assunzione di responsabilità non solo professionale e tecnica, ma evidentemente anche, no, del sistema, perché ci abbiamo da difendere un patrimonio, quel patrimonio che diceva prima il vicepresidente Coldiretti, cioè quelle delle DOP e IGP, perché la produzione di suini, sa meglio di me, è tutta Italia, non è soltanto la... No? No, no, però evidentemente lì c'è i suini che vengono... Martiali DOP e IGP, DOP anzi della, sia della, del Parma che del San Daniele, hanno un areale che è tutta l'Italia, no? Quindi se mettiamo in piedi un sistema dove noi ragioniamo, no, che i prossimi investimenti che facciamo sono investimenti di carattere strutturale per avere un sistema che possa basarsi su dei dati e dove l'inquinamento da fonti diverse evidentemente si evidenzia. Ma noi non stiamo discutendo di un'attività che, come si dice, diventa strana, perché è evidente che il produttore agricolo è un produttore che lavora su territori, che è differente da produttori che hanno, come dire, un laboratorio, una fabbrica, una cosa definita dove si può controllare tutto. È evidente, questo, tutte le variabili che sono e che si possono mettere in campo, evidentemente devono essere però analizzate, sistemizzate e messe in piedi un sistema di monitoraggio che non può essere rimesso sempre in discussione quello che si è fatto fino ad oggi. No? Allora, io credo che il nostro ruolo e la disponibilità ad avviare anche proprio dei gruppi operativi su questo, nelle diverse regioni a carattere interregionale, con un coordinamento nazionale, sull'innovazione in questo settore, in modo tale che forse, non dico a qualche volta arriviamo prima degli altri, perché poi alla fine ci abbiamo anche le competenze per poterlo fare, è evidente che dobbiamo farlo. Non può, questo è un esempio in cui, no, un'attività virtuosa stimolata da un'emergenza, no, ha determinato un modello che si può applicare. Dove lo applichiamo? No? Lo applichiamo solo puntualmente per risolvere questo problema, poi lo mettiamo nei cassetti e serve a fare qualche pubblicazione a qualche ricercatore? No, io credo che vada analizzato, vada poi, come dire, sistemizzato, però c'è una base necessaria che ci dobbiamo affrontare. L'altro aspetto, perché questo è parallelo al discorso dell'uso dei fitofarmaci, no? Cioè abbiamo una direttiva in applicazione, il monitoraggio sull'uso sostenibile dei fitofarmaci ad oggi è tecnicamente impossibile, no? Perché non abbiamo una base di riferimento, non possiamo dire è aumentato di 10 o aumentato di 20 o diminuito di 50, non abbiamo una base di confronto, e quindi che facciamo? Ci ritroviamo nell'applicazione che andiamo in procedura di infrazione perché la condizionalità ex ante non la rispettiamo. Allora, queste cose credo che noi siamo tutti tecnici, tutti addetti al settore, è evidente che ce ne dobbiamo, no, non solo fare una ragione, ma dobbiamo cominciare a lavorare
e senza nasconderci, no? Dietro, perché questo è evidente, no? È evidente perché questa cosa è da anni che esiste e che nessuno ha mai affrontato. Oggi abbiamo una direttiva, molto probabilmente nel proseguo, quando ci chiederanno conto su questo, non ci avremo i dati disponibili e cominceremo a fare le stesse cose. Quindi io credo che il sistema oggi, a mio avviso, è in grado di poter fare questo tipo di lavoro. Basta, volerlo, basta scelte tecniche e politiche, perché sono tecniche e politiche queste cose, e quindi ci dobbiamo lavorare e fare un punto di incontro, ma tavoli di lavoro che servono a fare questo tipo di lavoro, no? Non, a parlarci addosso. Ultimo elemento che secondo me va messo appunto è la questione di un sistema, perché per fare agricoltura, per fare le valutazioni e quindi per fare piani di fertilizzazione, piani dei fitofarmaci, quindi piani di utilizzo sistematico di come proteggere le colture e come coltivarle in maniera che ci sia una tracciabilità, rintracciabilità certa, è quello di un sistema agro-meteorologico sistematico in tutto il territorio nazionale. Perché se non ci abbiamo quello, noi non possiamo fare né assistenza tecnica né consulenza. Io ancora non mi spiego come si fa a fare coltivazione, lotta integrata o biologico in molte parti d'Italia, d'accordo, senza avere questi dati. Io mi rifiuto a continuare a fare agricoltura sulla carta. Lo dico in maniera provocatoria, ma siccome faccio questo mestiere da 20 anni, no, è ora che ci cominciamo, no, a cambiare e a dire che tecnologicamente e i dati, possono esserci, c'è disponibilità, credo, di investire una capannina meteorologica, costa 500 euro, no? Non è che credo che sia, no? Io ce l'ho a casa mia, quindi no? Non c'ho problemi, non è un investimento, no? Di che cosa? Avere dati, avere temperatura, umidità, vento, eccetera. Credo sia fondamentale per fare produzione integrata, no? E sono elementi, io ho, ho scostato anche l'attenzione su quest'altro tema, che sarà un tema importante, no? È un tema dei prossimi anni, il tema poi, qui facciamo certificazione di olio DOP e di altri prodotti, senza sapere, no, che tipo di contaminanti abbiamo dentro. Va bene, grazie. Ringrazio il dottor Sisti, che stavolta ha fatto un bel intervento. A parte la chiosa finale sull'olio, che va tarata leggermente. Prima di chiudere, un attimo di pazienza, e anche per tirare un po' le fila sulle cose che ci siamo detti e per darci un mandato, che è la parte rilevante delle cose che dobbiamo fare, la parola al professor De Bernardisi per alcune precisazioni. Sì, allora alcune precisazioni, perché vedo che non sono stato chiaro fino in fondo. Allora, prima di tutto, il civile c'è, soltanto che lo troviamo anche negli isotopi mai prevalente. Cosa vuol dire? Vuol dire lo troviamo anche in 12, 13, 17%, ma sempre associato a contemista. Bisogna vedere dove l'hanno cercato. Non lo troviamo mai sostanzialmente al 95esimo percentile solo come unico elemento attribuibile come sorgenza. Questo sia nello specchio, sia nel parametrico, sia questa è la diversità. Questo in parte potevo dire, viene molto bene, e invece ho voluto sottolineare che nel campione piccolo c'era una scelta che si vede poi nel confronto. C'è stata una scelta da parte di tutti noi di far prevalere le sorgenti miste, andare a vedere se con l'isotopo riuscivamo a capire qualcosa. Questo è il primo punto. Secondo punto, l'intervento di Sisti è sempre una carezza al cuore, esattamente l'obiettivo che ho tentato di dire con l'ultimo punto. Cioè di condividere fondamentalmente una base informativa, che poi si
si raccoglie su grandi progetti nazionali. Uno, se avete notato, sottolineo, e questo anche per quello che è stato detto, che non ci sono i geologi oggi, ci sono gli agronomi e i pedologi. Nel senso che i geologi sono i miei carissimi amici, là seduti, domani iniziamo sui siti inquinati, ma una cosa dando rilevanza è proprio quello che hai detto tu. D'altra parte io continuo a pensare, quando penso al suolo, alla nostra pelle. Cioè, non è che tu ti prendi, anche passa delle cose dentro, sino alle, però la pelle è fatta proprio per conservare. Quindi il ragionamento dei primi metro, metro e mezzo, è cruciale se non lo vogliamo sviluppare. Questa è la spinta legata anche a quest'altro discorso. Discorso dell'agrometeorologia è la parte, una delle parti fondamentali del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito, come sai, partendo dalla Protezione Civile, stiamo spingendo, ed è, qua c'è anche il Ministero, nella rivalorizzazione del CRA all'interno di questo percorso e quindi di un discorso più complessivo del nuovo CRA INEA, insomma, in qualche modo, in un discorso complessivo all'interno del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito, che penso ai prossimi consigli dei ministri andrà per la definitiva approvazione, quindi passando poi alla fase di registrazione. Quindi quello, e guardo l'Emilia Romagna, che diciamo sull'esperienza di una programmazione dell'irrigazione da un certo punto di vista, e legandola anche al discorso degli espandimenti, cosa che abbiamo detto in commissione tutti, io ho visto gli interventi, compreso il mio, ha spinto moltissimo come un elemento cruciale, legando le condizioni da una parte meteorologica e dall'altra parte le condizioni climatiche di trend, quantomeno mensile o annuale o pluriannuale. Allora credo che la materia, volevo chiarire questo perché mi è sembrato che come se non fosse sparito il civile. No, no, civile nelle sue percentuali dell'ordine dal 10 al 20% al 17%, c'è, lo ritroviamo, altri lo trovano al 60%, è un confronto tra modellisti e vedere cosa, come possiamo migliorare questo. Però c'è, non è, è il prevalente, cioè è il prevalente che mi sembra un elemento. E d'altra parte anche gli isotopi mostrano fondamentalmente che al di là della denitrificazione, che è un elemento esplosivo in determinate regioni, il prevalente è un elemento che stenta a venire fuori, vale quello che dicevi tu, vale il sito specifico, non puoi prescindere dal sito specifico, io l'ho detto chiaramente chiamando loro due in causa, no? Fondamentalmente su questo. Allora volevo precisare questo, perché sennò si interpretano male tutti i dati, in una varianza che è ancora grande, ma necessariamente grande, perché se andiamo a 200, già passando dal 96 a ordine 1000, ci cambia sostanzialmente la consistenza della visione insieme. Ho detto che era un accenno che sembrava andare in quella direzione, così non ho nascosto a nessuno i limiti. D'altra parte, gli altri metodi che io ho visto, anche di altri paesi, non solo europei, hanno lo stesso tipo di problematica, perché o noi chiudiamo, come diceva Sisti, ad avere una base comune, condivisa vuol dire non solo che ci scambiamo i dati, ma condivisa che crediamo nei dati reciproci sul piano nazionale, oppure non andiamo avanti con i nitrati, non andiamo avanti con l'agricoltura, non andiamo avanti con il rischio idrogeologico, non andiamo avanti con il rischio idraulico, non andiamo avanti con il rischio industriale. Io credo che, e chiudo qua, se voi andate a vedere il collegato ambientale, c'è un emendamento che è stato non ammesso nella finanziaria del senatore Vaccari, che richiama proprio il punto, per quello che lo specifico, perché potevamo fare solo quello, del finanziamento delle reti di monitoraggio ambientale, cioè ripropone al Parlamento e all'approvazione del Parlamento una, più che altro non solo la consistenza del finanziamento, ma la problematica è che noi non possiamo andare avanti se non abbiamo reti e sistemi per condividere questo elemento. Credo che questo sia il messaggio finale dello studio. Cioè, dopodiché apriamo la partita, discutiamo tutti, ci confrontiamo, questa è una stupidaggine, questa era fare in un altro modo, questa era fare... Nessuno ha mai detto e ha mai scritto che ha la verità in tasca. L'ho detto dall'inizio, realtà è una parola molto grossa. Cioè, l'ho detto da scienziato e non da presidente di ISPRA, e continuo a ribadirlo e continuo a rivendicare il mio metodo scientifico. Grazie. Allora, dicevo due battute sul programma dei lavori e sulle cose che ci siamo detti e sulle cose soprattutto che dobbiamo fare, anche perché dagli interventi che abbiamo ascoltato abbiamo capito quante sono e quali sono le aspettative del mondo agricolo rispetto a questa problematica. Tendenzialmente non voglio rubarti il lavoro, però da quello che abbiamo capito oggi dallo studio ISPRA abbiamo capito che
il settore zootecnico viene parzialmente assolto rispetto a quello che pensavamo e viene più incolpato il settore agricolo. Cioè, se questa tendenza è vera, poi dopo c'è tutte le approssimazioni eccetera, vuol dire che le scelte che abbiamo fatto col decreto digestato sono scelte che vanno nella giusta direzione. Quindi lo dico non solo ai nostri, lo dico anche ai rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, facciamo in maniera tale che questa partita, su cui abbiamo grandi aspettative, si chiuda il prima possibile, perché il prima possibile significa che la Commissione esprima questo suo apprezzamento nei confronti del provvedimento che consenta di chiuderlo e di farlo pubblicare il prima possibile. Chiaramente è evidente che questa fase è fondamentale, perché quel provvedimento sta nel sistema della condizionalità, che è una parola che impareremo a conoscere, perché evidentemente è un provvedimento attuativo che in qualche maniera potrebbe pescare su questo. Una considerazione, diciamo, come parte agricola e che è stata, diciamo, abbastanza evidenziata da chi mi ha preceduto, è che il civile forse è troppo assolto, un po' perché lui dice non l'abbiamo cercato bene, perché abbiamo cercato le forme miste, perché dovevamo capire obiettivamente com'era, un po' perché il numero di punti poi non è così diffuso, sono un centinaio rispetto ad una situazione molto complessa, e la forbice che ne viene fuori è troppo ampia, come quando si fa l'exit pool alle 11 di mattina, e ancora può succedere di tutto. Ora, non capisco se questo è un elemento che serve a ISPRA per dire, ecco, per, forse è il caso che ci mettiamo dei soldi e andiamo avanti, ma questo è poi un tema che è stato evocato anche da Sisti. Brevemente, questo provoca il tema della responsabilità del settore, che quindi non abbiamo ancora definito in maniera univoca, ma l'ha approfondito lo studio. La parità di trattamento tra vari paesi, che è un elemento che, se affrontiamo scientificamente l'approccio, possiamo ragionare con l'Unione Europea, diversamente non siamo in grado di farlo. Il tema delle aree vulnerabili, la condizione della PAC, Brandino l'ha detto molto bene, quindi bisogna stare molto attento su questi aspetti. Sisti ha parlato della consulenza. Noi stiamo diciamo, mettendo insieme tanti pezzi in un cantiere infinito, speriamo di portare a casa qualcosa, perché se poi si butta tanta carne al fuoco si rischia di farla bruciare tutta. Però agricoltura 2.0, che è, diciamo, in estrema sintesi la modalità più efficace, speriamo, di mettere a sistema tutte le informazioni che abbiamo sempre detto che l'avevamo a sistema, invece non è assolutamente vero che l'abbiamo messa a sistema, tant'è vero che l'amico professore Bernardini, se per avere 4 dati in croce da AGEA, ha sudato sangue, e quindi adesso non perché voglio incolpare AGEA, ma perché di fatto le banche dati alla fine sono di chi ce l'ha, e i sistemi per poter garantire questo interscambio di dati non sono così efficaci. Agricoltura 2.0 parte dall'obiettivo di semplificare il sistema a tal punto che l'interscambio è automatico, cioè non è su richiesta, io faccio una domanda e tu me la approvi, il sistema deve essere automatico attraverso protocolli di scambio, e se non lo fai non stai sul pezzo. Quindi questo è uno dei temi assolutamente rilevanti. Agricoltura 2.0 deve essere la struttura fondamentale da cui si prendono le informazioni, evidentemente qualcuno ce le deve mettere, per mettercele serve che studi e lavori di questo tipo non diventano il risultato di un'emergenza, diventano una cosa strutturale. Però devo dire all'amico Sisti, ha ragione, abbiamo avuto lo stesso professore di agronomia e la penso come lui, però se noi non avessimo avuto le emergenze, noi non avremmo finanziato questi progetti, perché non avremmo avuto la forza politica di spingere su questi settori. La stessa cosa è successa sulle api. Cioè, se noi avessimo speso dei soldi in quella fase, senza l'emergenza neonicotinoidi, sul monitoraggio delle api, che poi abbiamo reso sistemico e ci sta dando dei importanti risultati, noi magari saremmo stati fortemente criticati. Allora, impariamo dall'emergenza e manteniamo e strutturiamo, mettiamo a sistema le cose che effettivamente ci servono. Questo è uno di questi, perché oltre a metterci nelle condizioni di negoziare con Bruxelles in misura sicuramente qualitativamente più strutturata, è la condizione necessaria per fare quella consulenza che diversamente nessuno la può offrire all'agricoltore, altrimenti continuiamo noi a mettere nelle mani l'agricoltore nelle mani di chi suggerisce il consumo di mezzi tecnici, come è sempre successo, e ci troviamo in una situazione di questo tipo. I lavori proseguono nel pomeriggio a livello scientifico, coordina il professor De Bernardini, se vi ringrazio
della disponibilità e buon lavoro, perché questo è un punto di partenza e non di arrivo. Grazie.